Il racconto di due scioperi con astensioni del lavoro in due diversi settori. Cominciamo dallo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale. I sindacati, la FIT CGIL, la FIT CISL, la UIL Trasporti, la FAISA CISL e la UGL Autoferro, chiedono più sicurezza contro le violente e ripetute aggressioni subite sui mezzi pubblici da conducenti, controllori oppure da capi stazione e anche personale addetto ai traghetti e ai vaporetti. Una situazione per i sindacati non più tollerabile. Allora, per vedere come è andata questa astensione al lavoro in Abruzzo, ci colleghiamo in diretta da Pescara con la nostra Gigliola Edmondo. Buongiorno Gigliola. Sì, buon pomeriggio Marina, come dicevi tu da studio con Andrea Berardinelli ci troviamo a Pescara al terminal bus e sono in compagnia di Marco D'Amico che è il delegato FILT CGIL di Pescara Urbano. Come hai già anticipato, in Abruzzo per lo sciopero di 8 ore dei trasporti nell'ambito della manifestazione nazionale l'adesione è stata molto alta, ha superato il 50% in tutte le aree interessate, con un picco del 75% di adesioni a Lanciano. Ma chiedo subito a D'Amico, vi aspettavate questa massiccia adesione allo sciopero? Assolutamente sì, anzi mi aspettavo pure di più perché i problemi ormai sono tanti e da tantissimo tempo e pare che non si vogliano risolvere, però vi assicuro che ci sono tanti problemi sulla sicurezza. E appunto il problema principale è quello della sicurezza sui mezzi pubblici alla luce delle numerose aggressioni subite soprattutto dagli autisti nelle ore di lavoro. Ricorderanno coloro che ci stanno seguendo l'autista accoltellato a Teramo alcune settimane fa e tra l'altro l'autore è stato individuato ed arrestato. Quanto incide questo problema sul vostro lavoro e quali sono gli altri problemi che affrontate quotidianamente? Guarda, questo problema incide tantissimo perché ne va della nostra sicurezza, la nostra tranquillità, perché questo purtroppo, come tutti sappiamo, è già un lavoro molto stressante in se stesso perché abbiamo tante ore di guida, tanti pericoli, tante responsabilità, quindi questo della sicurezza è il primo problema perché ormai sono successi tanti episodi con il culmine l'aggressione di Teramo e quindi non ci siamo più. Nel periodo di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19, i disagi voi stessi vi siete trovati ad affrontare e soprattutto sono stati risolti? Assolutamente no, siamo rimasti completamente abbandonati a noi stessi con tutti i problemi che ne derivano, quindi zero controlli sia da parte delle forze dell'ordine sia da parte della società con delle persone competenti. Proprio per quanto concerne i controlli, spieghiamo di che cosa si tratta, ecco, anzi ribadiamo perché ci siamo già occupati del problema dell'insufficienza dei controlli sui mezzi pubblici perché mancano i controllori. I controllori ci sono pure, però vengono impiegati in altre mansioni che non so il motivo, noi siamo rimasti soli, quindi nessuno controlla chi indossa la mascherina, nessuno controlla chi fa il biglietto, ormai sono 2 anni che siamo completamente soli, abbandonati a noi stessi. Anche perché Marina, ricordiamo che sui mezzi pubblici c'è ancora l'obbligo di indossare la mascherina FFP2. Se non hai domande da studio, io ringrazio Marco D'Amico. Grazie. E Andrea Berardinelli e ti restituirei la linea.